filz riesce a illuminare perfettamente tutta un'area verticale. Questa sorta di funzione primaria è fondamentale per l'oggetto in sé, ma intrinseco porta anche un modo personale di capire o percepire le esperienze, gli oggetti, le cose. Questo utilizzo di questi segmenti, di queste aree, di queste geometrie mi ricordano quello che era il mio passato con la famiglia, il passato con un'area geografica della Spagna, la Mancia. Questo punto di vista è venuto dopo un viaggio in aereo da Madrid a Valencia, dove proprio si passa sopra questi elementi, no? Queste aree geografiche. C'è una natura molto ruvida, molto aspera, dura, ed è quello un po' che ho voluto rappresentare dentro dei filz. Questo modellino è il punto di partenza di filz. È stato un modo di rappresentare queste geometrie aeree, no? Dal punto di vista aereo, in un oggetto tridimensionale. La prima volta che abbiamo parlato insieme ho portato questo oggetto. Questo è stato una semplice partenza e dove l'azienda ha giocato un grande ruolo. Questo per me è stato molto importante perché sono riuscito a capire che le cose le fanno insieme il designer e l'azienda. Un oggetto che è composto di tre oggetti allo stesso tempo. Ogni singola composizione è composto da un elemento strutturale realizzato in alluminio estruso, poi viene verniciato, e altri elementi in plexiglass con diverse finiture. Questo ci aiuta a rappresentare in un modo caldo, molto personale, il carattere della lampada, di questi campi, queste elementi, queste macchie di terra vengono rappresentate attraverso la luce, no? Queste macchie hanno fatto sì che si utilizzino materiali diversi. Filz è una lampada molto versatile come applicazione, visto che è composta da tre elementi, no? Che possono essere uniti o possono essere distaccati fra di loro, moltiplicati o predisposti singolarmente in orizzontale, in verticale. La sua versatilità di applicazione e di combinazione ci permette di creare delle grandi pareti, no? Arredate con la luce. È una lampada che ci aiuta a creare delle zone di grande impatto e quindi ad illuminare ed arredare. L'applicazione in questo caso più rappresentativa di filz sarebbe quella utilizzata su Perestudio durante la Design Week del 2009.